Termina in parità il recupero tra Vastese e Porto d'Ascoli in una gara in cui i locali partono bene per poi smarrirsi e lasciare il pallino del gioco agli ospiti. Nei biancorossi mister Lucarelli ripresenta la stessa squadra scesa in campo contro l'Avezzano. L'unica eccezione è la presenza dal primo di Busetto al posto di Di Nardo, squalificato per 3 giornate, e con Kire Mateng che dall'esterno passa nel ruolo di prima punta. Nei marchigiani, reduci da 3 sconfitte consecutive, Ciampelli sceglie un 4-2-3-1, parte dal primo uno degli ex di giornata, D'Alessandro, mentre l'altro, napolano, va in panchina. Passiamo alla cronaca con le immagini di Edoardo D'Addario. Parte subito forte la Vastese, colpo di testa di Kire Mateng, palla al lato al primo minuto. Al 23esimo, De Cerchio sfiora il gol del vantaggio, strepitoso, testa a negargli la rete con un colpo di reni. Questo il replay di entrambi i gesti tecnici. Al 41esimo si rivede la formazione di casa con Kire Mateng, la punta in corna ma non trova la porta. Nella ripresa subito una disattenzione della difesa aragonese, Spagna conclude malamente da posizione favorevole dopo un pregevole scambio. Al 9° sale in cattedra proprio Spagna, l'attaccante si libera con una finezza di un difensore biancorosso e calcia a botta sicura monumentale del giudice a negargli la gioia del gol, chiudendo lo specchio della porta. L'azione merita il rallenti. Al 17esimo ancora marchigiani, ci prova Rossi da fuori, tiro deviato in angolo sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Sensi che non trova la porta, pressione costante degli ospiti e che al 31esimo sfiorano il gol sempre con Sensi che si gira ma manca la precisione. Al 39esimo doccia fredda per la Vastese, espulso San Domenico, entrato nella ripresa e squadra in 10. Da qui a fine gara non succede altro, giusto il pareggio per quanto visto in campo. Biancorossi meglio nel primo tempo, ospiti nella ripresa.